Loghi impossibili. Nel metal estremo non è molto difficile trovare dei loghi che sono letteralmente illeggibili. Cioè, letteralmente, che cos'è questa cosa? Cioè, cosa c'è scritto? Che cos'è sta roba? È una peculiarità. Musica estrema, logo estremo. E oggi sono qui perché ho deciso di prendere 5 musicisti appartenenti al mondo del metal, di metterli davanti a una serie di loghi, per vedere se anche dei musicisti metal hanno difficoltà a riconoscere questo tipo di loghi. Non perdiamo altro tempo e iniziamo a presentare i partecipanti di questo video. Ciao, sono Sinistro di Skeletal Gore e Poldo mi ha invitato a prendere parte a questo splendido video dove cercheremo di decifrare loghi impossibili del metal estremo. Il primo ospite di oggi è Sinistro, è il basso e la voce nella band Death Metal Skeletal Gore, un gruppo marcissimo direttamente da Siracusa, qui in Sicilia. Se siete familiari con le sonorità death, allora questo è pane per i vostri denti. In particolare l'ultimo EP, The Stench of Catacomb, è una roba fenomenale. E oggi abbiamo profanato la tomba di Sinistro per riportarlo in vita dal mondo dei morti e farlo partecipare a sto video di merda. Wow! Oggi partecipo alla Impossible Logo Challenge lanciata da Poldo. Abbiamo parlato di death metal marcissimo ed ecco a voi gli Spasticus. A mezza via tra il Sudafrica e Palermo, cioè nel senso che tipo stanno qua, la sede mo adesso è a Palermo, al momento hanno pubblicato un demo, un EP e l'ultimo uno split con i Boy. Andatevi a recuperare tutta sta roba perché fidatevi, merita. E oggi gli Spasticus ci hanno prestato il loro cantante slash bassista Crost Von Barbary. Ok, vediamo di fare questa cosa. Come ulteriore partecipante del video abbiamo un volto noto all'interno della community, ovvero Berro Fronzo. Berro, o Max in questo caso, è il bassista dei Volturian, una band modern metal che mischia riffing derivante dal death metal svedese ed elettronica, con melodie e synth di stampo anni 80-90. Buona fortuna, Berro! Bella Poldo! E poi abbiamo Brown degli Align, che teneva a presentarsi lui tramite un audio, quindi... Ciao a tutti, sono Bruce, suono la chitarra negli Align, che per chi non lo sapesse siamo una band metalcore italiana e la mia peculiarità è non centrare proprio un cazzo col metal. Ciao a tutti. Gli Align sono una band post-hardcore slash metalcore italiana nata a Ravenna che dal 2012 ad oggi ha ricevuto tantissima attenzione con moltissimi numeri su Spotify. Alla voce del gruppo abbiamo il grandissimo Danny Metal, ma oggi a prestarsi per il video abbiamo Brown, il chitarrista degli Align. Ciao a tutti, sono il padre di Poldo e sto partecipando alla Impossible Logo Challenge. Per ultimo, ma non meno importante, ovviamente abbiamo il grandissimo San Nicola. Per presentare Nicola dividiamo la sua carriera in due principali progetti musicali. Ozone di Humanizer, progetto nato come underground hardcore rap per poi evolversi nel tempo verso altre sonorità. L'influenza metal in questo progetto rap lo innalza ad un altro livello rispetto alla scena. L'influenza metal viene dalla grande cultura di Nicola che lo porta a fondare anche la sua one man band Sentiero dei Principi o dei Principi? Bella domanda. A detta sua si tratta di romantic black metal, un black metal con impronte malinconiche e romantiche a tratti depressive. Non vi nego che ho paura che lui possa conoscere addirittura tutte le band dentro questo video. Signori, ora che abbiamo presentato i partecipanti, mettiamole a dura prova. Mork, Tork, Nork, Xiorn. Orca troia. Allora, vabbè, l'ultima lettera credo che sia una K. Orca troia. Ci vuole dell'ingegno? Vabbè, questi, a parte che si legge tranquillamente, ma li conosco anche. Mork. Ascolta, tu non puoi obiettivamente fare un intero logo in cui l'intera prima parte del logo non c'entra niente. Quindi, dando per assunto che sia una cristo di lettera completa, sarà obiettivamente Mork. Questo è Mork. Questo lo conosco. È Mork. Una band black metal. Vabbè, questi sono i Mork. Ah, Mork. Tra l'altro lui ha un bellissimo podcast su Spotify dove intervista un sacco di gente. Sì, Nork. No, Mork. Ok, top. Oddio. Allora, intanto bel logo, fra. Tatum Blood. Allora, inizia con una V per forza e finisce con una... no, con una D. Allora, io ho capito una cosa. Nella mia esperienza di loghi, che se c'è una sbarretta non è mai messa a cazzo di cane. Allora, o è Tatum Blood o è Tatum Blood? Ah, Tatum Blood. No, è la B, cazzo. Vabbè, questi li conosco pure. Sono Tatum Blood. Io dico che è Tatum Blood. Mamma mia! Vader Bloom, vai. La C, Jerry. La accendo. Porca madre.
No, non posso bestemmiare. Questi sono i Titan Blood, altro gruppo molto molto figo, consigliatissimi, copertine della Madonna, tra l'altro fatte da Timo Keto, da Riposo in Pace, tanta roba. Questi non li conosco, però dai, c'è Winier Laser, Lazur. Allora, sta cosa sembra uno stand di biancheria. All'inizio è una W. Ah, e infatti, Winer o Winter, Lager, Laser, minchia, Winier Laser. Non è Winner, perché c'è una T. Oddio, ma è un vento. Cioè, è la forma del vento questa. Ah, sopra c'è scritta una cosa e sotto c'è scritta un'altra. Ah, furbi sti black metal. Winter Lantern. Può esserci obiettivamente scritto Lantern sotto? Lantern. Secondo me sì. Inarrestabile, ragazzi. Scusa, io dico C. Non li conosco, devo dire. È infatti C. È Winter Lantern. Winter Lantern. Sì. Ah. Lager, no? C, Winter Lantern. C. A caso, devo seguire il mio istinto. Va bene, ci devo pensare poco. Questi sono i Winter Lantern. Bel logo, bellissimo logo, tra l'altro. Se non mi sbaglio, gruppo con cantante donna. Molto, molto figo. Oh, questi non ne ho idea. La terza lettera è una R. Allora, Uir. Olre. Quella là non è una L. Dark. Darkenhold? Non è Darkenhold, sicuro, perché non c'è Ken, che più che altro non c'è che, se lo sono sognati. Oh, questi non li conosco, sicuro un gruppo black, castellino, roba di D&D. Che cos'è? È un castello? Il gruppo non lo conosco, provo a tradurlo. O è Orkenwald o a Darken, ma penso sono quasi sicuro che sia Darkenhold. E infatti è Darkenhold. Boh, io dico C. Ancora le mie doti di lettore di loghi con astine funziona. Darkenhold. Sì, Darkenhold C. Lo sai che è Darkenhold? Ma sto che dov'è? Non lo vedo, fammi avvicinare. Ma dov'è sto che? Madonna, ragazzi, ma quanto era bello quando c'era Slayer, Emperor, Death. Darkenhold. Sì, c'è un castello, hold, tipo Stronghold. Sì, Darkenhold, C. Yes, era istinto. Ma pure questi, ma chi sono? Ma che cazzo di gruppi sono, allora? Lo so, raga, a me viene da ridere. Questi... anche questi non li conosco, la verità. Allora, Noct, ecco, io sarà quindi Noctens o Noctumbambulist, quella roba lì. Mi attira l'opzione A, perché Xatibulm, ma non può essere perché alla fine ci sono S e penso che quella sia una T, però all'inizio vedo una Xa. Neanche questi conosco, traduco anche questi. Inizia con una X palese. Quindi è la Xatibul. Ma che lingua è poi? Vabbè, ok. Noctelnst. Opzione B. Troppo corto per essere Noctambulist. E invece era Noctambulist. Ma Dio mio! Penso, così leggendo, a meno che quella non è una X, penso sia C. Guarda, io penso che... Allora, io sono fortemente indeciso tra la B e la C, però penso che andrò sulla più lunga di tutte, la Noctumabulist, perché la parte finale mi sembra più ricca di lettere. Incredibile, ragazzi. Noctambulist, sì, sicuro. C, Noctambulist. Ragazzi, imparate a fare i loghi, marci, così vi fate così anche voi. E sapete sempre tradurli. Non sono tanto frequentante del genere. Comunque la è la fisso. Ma cos'è Cristo? Il logo di prima non mi è piaciuto tanto. Questo è un bel logo perché comunque è ben delineato. Ci sono sì tante cose in mezzo che te lo rendono un po' difficile, ma se ci ragioni un attimo, secondo me lo puoi capire. Vabbè, questi, a parte che hanno il logo uguale a un altro gruppo che si chiama Vampire. Narcisista, vampirisca, vomfifisca. Ah, guarda, nemmeno voglio vedere...
le opzioni, guarda, nemmeno le voglio vedere. E finisci con un A e tutti più, ok. E c'è una L in mezzo, no. Cioè, a me le ultime lettere sembrano che sia scritto Pirla, ma non c'è tra le opzioni. Questi sono i Vampirska B. E si vede, c'è scritto che è la B, Vampirska. Questi non li conosco, però hanno il logo davvero simile a quello che vale. Quella lì è palesemente una M, quindi sarà per forza Vampirska, la numero B. Gruppo Vampiric Black Metal, molto cazzuto, molto figo. Boh, vado a caso. La D, narcisista. La narcisista, la D, fisso. Infatti ho detto la B. Vedi. Vampirska. E c'è un'opzione che è Vampirska. È Vampirska, ragazzi, è Vampirska, no? Non so, Rick, inizia con una T o con una I? Questi non li conosco. Ok, questo qua sembra uno di quegli affari che si portano al collo le tizie che tipo pensano che i minerali le proteggano. Cioè, ma io mi chiedo, com'è che uno potrebbe chiamare il gruppo Chernobog? Allora, T, perché quella è una T. La cosa figa è che sia la A che la B sono molto 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 simili. Però suppongo siano i Koronokos, o il vago sentore che il lettering sia quello. E invece no, ho sbagliato. Mannaggia. Mi sa che questo è un Chernobog. Ok, Chernobog. Penso la B, non lo so, non riesco a capire dove sia. Ma io dico B, Chernobog. È la B. Quindi sarà Tknornobog. Mamma mia. Forza, fatti sotto, Poldo. Van de Klaase, Windengen, Unstan, Weiss, Kuster. No, questo è semplice. Allora, non ho idea di che cosa sia, ma questo logo è fichissimo. Ma, a parte che anche questi vanno black, sicuro? Questi li ho già visti. Al centro io leggo W, A, V, D, G. Quella potrebbe essere una O, ma io non mi faccio prendere in giro dai dettagli e vedo un buchino nella O, quindi secondo me è una E. Allora, la A diciamo che la eliminiamo proprio to court, perché non c'è scampo che quella cosa finale sia closer. È una casetta sull'albero, quella non è una lettera all'alfabeto. Ho capito, vuoi una cosa figa, vuoi una cosa originale. Bello, ci sta, te l'appoggio, ma almeno fai leggere cosa c'è scritto nel logo, Dio mio. Non lo so, ma secondo me è la B, perché anche è l'unica che ha un qualche senso, secondo me, a livello di parole. In tutte quante le altre, cioè quindi vado di B, Wingelustan. Cazzo! E invece era Wangefluster. Gli altri nomi proposti nelle opzioni Valgefluster, nonostante sembri un po' uno spurgante, mi sembra quello più adatto. Yes. Dovrebbe essere la D, Waldgeufluster. È la C. No, è la B. È la B. E infatti ho detto la D. Ancora castelli su loghi. Mi piace moltissimo il dettaglio del cancello sotto. È veramente, veramente bello. Vactotene, cioè, cazzo, è una malattia bulgara. Anche questo è un logo fichissimo, qualunque cosa esso sia. Ovviamente molto old school, le croce al contrario sotto, mischiato con la tradizione nuova della roba che cola, un po' reminiscente dei loghi black metal a partire circa dal 2017 in poi. C'è stata sempre questa moda della roba che colava, sempre molto fine, molto sottile, molto bello. Totenvache è più che plausibile. C'è un cancello, c'è un castello. Questo si legge, è là, questo è là, secondo me è là.
che si legge. No, io vado circa su Totenvache. Non ha senso che tipo l'iniziale della tua band non sia la lettera più visibile a sinistra, cazzo. Meno male. Questa è la dimostrazione scientifica che le band black metal hanno senso. Questi non li conosco. Però sono oggettivamente i Totenvache. Totenvache. Si riconosce il lettering. Lì leggo un Toten e poi leggo un Vache. Quindi immagino sia una band tedesca, Toten, morte, Vache, non ho idea di che cosa significhi, però si legge Toten Vache. È la C, Loten Vache, sì, è la C palese, infatti. Veramente un bel logo, sembra anche che l'abbia fatto Nicola. Fighissimo il logo tra l'altro, molto bello, molto evocativo. Volcanal Leopard, Nocturnal Departure, Ebony Pendant. Volcanal Leopard. Questi cazzo di loghi stanno diventando sempre di più delle macchie di Rorschach o qualcosa del genere. Cosa ci vedi qui dentro? La disperazione di non riuscire a portare a termine un video di Poldo. Bella la citazione Darktron con il pentacolo tutto, tutto sanguinante, che in realtà ho detto una cazzata, perché si usa molto oggi il sanguinante nei loghi, ma i Darktron lo facevano da Soulside Journey, si parla del 90-91. Nocturnal Departure. Sono quasi sicuro di aver letto Nocturnal Departure qui in mezzo. Sì! Nocturnal. N-O-C la vedo. T la vedo. U in mezzo tra la R e la T. R-N-A-L. E anche questi conosco. Mi viene da dire Nocturnal Departure. Nocturnal Departure, mi piace come nome, quindi dico la C. Non riesco a capire neanche la prima o l'ultima lettera, non so. La C, infatti, vedi? Questi li conosco, di nome, barra visti, ma li conosco. Ed è la C, che sono sicuro. C, Nocturnal Departure. Vado per C, Nocturnal Departure, infatti. Questa cosa qua sembra una figura di Lichtenberg. Sono quelle cicatrici, quelle macchie che ti vengono quando vieni colpito da un fulmine e la pelle ti cicatrizza in una maniera assurda. Questi sono dei rami messi a caso, con delle ragnatele che pendono. Come si fa a decifrare i loghi? Come funziona questo processo nel nostro cervello? Fondamentalmente, se noi vediamo una prima lettera e un'ultima lettera che riusciamo a capire, tipo in questo caso la A di Altar, è la R di Altar. Il nostro cervello scannerizza la nostra memoria in cerca di parole che potrebbero essere quella. Cioè, vedo in questo momento la A, la R, poi poco spazio in mezzo, quindi una parola corta. Inizia un processo di cercare una parola che riesca a rientrare in quel dato spazio. Poi, se come in questo caso abbiamo altre lettere che riusciamo a comprendere come una L subito dopo la A, una T in mezzo, già parole in inglese che siano alt, r, c'è solo altar. Decifrare loghi impossibili non è troppo difficile. Quindi questo cos'è? Malignant Altar, infatti. Vabbè, questi li conosco pure. Malignant Altar. Questo tra l'altro è il gruppo del chitarrista del Insect Warfare. Millennial Malignant Altar, la B. Oh yes! Qui devo capire se è Violent Volter o Malignant Altar. E Malignant Altar è obiettivamente una band, cioè un nome di qualcuno che andrei a vedere a un concerto. E infatti sono i Malignant Altar. Ah, questi li conosco. Questi sono i Malignant Altar, infatti. 4 su 12 ne ho fatti. Allora, Lamp of Murmur, Downfall of Gaia, Order of Nosferatu. Non riconosco niente, non riconosco neanche una lettera. Non riconosco neanche una lettera. Allora, dato che là in mezzo mi è sembrato di scorgere la P di Lamp, vado molto dubbiosamente su Lamp of Murmur, ma questa qua è una delle prime di cui quasi non ho completamente alba proprio. Bene, cioè sono contento ma non felice, ecco. Ah vabbè, questo è Lamp of Murmur, papino. Too easy. Tra l'altro il tizio che ha fatto il logo è un mostro, se non mi sbaglio è anche morto. Era un tizio potentissimo.
questi riconosco il nome, sono la B, perché Fall of Evra non può essere, che tutto un altro gruppo. Però. Order or Nosferat, già la qua, la D per forza. Infatti è la B, Murmur, famoso Murmur. Per carità, è un logo elegantissimo, ma non vuol dire un cazzo, cioè non ci sono parole. Order of Nosfer, no, Lamp of Murmur. Non ci sono non ci sono lettere, non è umano questo logo. Questi li conosco, solo che non mi viene il nome. Apparition, Tom Mold e Frenelit, li conosco tutti. I Tom Mold sicuramente non sono, perché li conosco. Che cosa cazzo è? Però Frenelit è un nome fichissimo di base. No, vabbè, allora, o vanno di moda le ragnatele o i rami. Cioè, sono o rami o ragnatele, non ha senso sta cosa. Cioè. No, cioè, in mezzo a quel cacaio là in mezzo non si capisce un cazzo. Worm mi sembra un po' troppo corto. Non sono i Tomb Mold questi. Così, leggendo, anche se tipo lo scarabocchio deforme in un aborto disegnato, secondo me comunque è la D, perché è l'unica che ha pizza giusta, Worm. Una sburrata. Worm, ok, sì. È Worm. Ragazzi, è Worm. Era Worm. Bel logo. Un po' criptopsy, però più... La D. Worm. Oh yes, oh yes. Fate 5 su 14 per ora. Allora, mi dà veramente per il cazzo sparare più o meno a cazzo di cane, però non riesco a trovare un pattern per cui decifrare questo geroglifico. Quindi andrò di C... Frenelit solamente perché mi sembra che nell'ultima parte ci siano delle stanghette lunghe e infatti era Worm. Ma dove cazzo la vedete una lettera, cioè una parola di quattro lettere in sto cacaio? Ma poi non potevi trovarne tipo a una risoluzione un po' migliore? Non si capisce un cazzo. Ma io voglio stringere la mano a chi fa sta roba, no? Sanguisuga Bog. Sanguino, già è la B, è la B. Dato che vedo delle G plurale, sarà Sanguisuga Bog, ma non so se è vero, ecco. E invece era Sanguisuga Bog, guardate che culo. Questi sono gargi, questi sono erano usciti per Maggot Stomp, la B, Sanguisuga Bog. Questi sono i Sanguisuga Bog. Veramente, se vi piace lo slam, un gruppo che vi consiglio tantissimo. Vabbè, Sanguisuga Bog, patatoni anche loro, ascoltateveli, death metal fatto come Dio comanda, rullanti, grezzissimi, riffoni. Perché quel genere lo fanno e lo fanno benissimo, sono anche molto simpatici come ragazzi, è veramente un gruppo bello valido, il logo riconoscibilissimo, riconoscibilissimo veramente, non si capisce un cazzo, se non li conoscessi non saprei riconoscerlo. Oddio. Questo non è il caro. E anche qui non capisco un cazzo. Questo è proprio random. Questo è anche bello in realtà, non è brutto. Mi piace come composizione. Il gruppo non lo conosco. Conosco la A di Spectral Noise e la C, Ascendo in Vento. Peccato che se dice una persona, se dico mia nonna, guarda che lì in mezzo c'è un nome, dirà Moxutisvolate. Non cerco di decifrare un logo di un gruppo circa da quando avevo 15 anni, 16. Guarda, io questa qua vado proprio svogliatamente verso la C, Ascended Dead. E infatti era Infernal Coil, però l'avevo beccata, cioè era una di quelle due. Mi sembra di vedere delle R, tanto. Vabbè, io metto D. D, Infernal Coil. Oh mio Dio! Yes. No, questo non ho idea di cosa sto leggendo. Non so, Infernal Coil, ma non credo. È Infernal Coil. Questo è a culo. Non ho idea. Sotto non è Coil, quello. Non mi sembra che sia Coil. Ascended Death. Erano l'Infernal Coil. Ottimo.
Video finito, anche i musicisti metal hanno incredibile difficoltà a riconoscere questi tipi di loghi, quindi wow, fantastico. Fatemi sapere se vi piacerebbe un episodio 2 per questo tipo di video, chiamando altri musicisti, e provare a cercare altri loghi indecifrabili come questi di questo video. Io vi ringrazio per aver visto l'ennesimo video a tema metal di questo canale, spero davvero vi sia piaciuto. Vi ricordo di andare ad ascoltare tutti i gruppi che sono stati nominati oggi: Skeletal Gore, Spasticus, Volturian, Eline, Ozone Dehumanizer, / Sentiero dei Principi. Li trovate praticamente su tutte le piattaforme, YouTube, Spotify, eccetera, eccetera, eccetera. Sosteniamo la musica underground e io vi ringrazio per aver visto questo video. Alla prossima!